La lotta alla contraffazione comincia dall'educazione. Spezzare il circolo vizioso è possibile solo cambiando la cultura. Ecco perché l'Osservatorio Anticontraffazione della Camera di Commercio di Firenze punta a trasmettere ai consumatori del domani il significato dello slogan «Il falso danneggia tutti». Si tratta di un falso sempre più difficile da distinguere dall'originale. Ecco perché all'interno del foyer del Teatro Puccini è stata allestita una mostra con molti esemplari di prodotti contraffatti. Borse, giocattoli, palloni da calcio, accessori per cellulari e tanto altro forniti dall'Agenzia delle Dogane e prodotti alimentari forniti da Coldiretti. Il fatturato annuale ormai di questa contraffazione si aggira intorno al 1,5 miliardi di euro. Basta pensare che negli ultimi 10 anni c'è stato un incremento del 18,50%. Danni che vengono fatti nei confronti dello Stato, basti pensare all'evasione fiscale, all'evasione contributiva. Danni alla società civile, lo sfruttamento del lavoro nero, lo sfruttamento dell'immigrazione clandestina, il danno alla salute. Gli studenti delle scuole medie inferiori e superiori di Firenze e Prato hanno partecipato con entusiasmo all'evento presso il Teatro Puccini, presentato dalla vulcanica attrice Daniela Morozzi. Esperti dell'osservatorio e forze dell'ordine, quali polizia e guardia di finanza, hanno illustrato quanto spesso dietro l'apparenza di numerosi oggetti in vendita si nascondano storie di illegalità e falsificazione, spesso anche molto crude. Basti pensare alle condizioni di vita di chi, spesso inconsapevolmente, fa parte della lunga catena di contraffazione. Con un'educazione corretta e costante, i ragazzi che domani saranno uomini diffideranno appunto di quelle che sono oggi le produzioni contraffatte, che arrecano un nocumento non solo all'economia locale ma anche alla salute, tante volte in particolar modo ai bambini più piccoli, trattandosi di giocattoli. Quali sono i settori più colpiti? I settori più colpiti sono senza dubbio il settore della moda, il settore dell'alimentazione, e lì incide molto il fattore salute ovviamente, e anche il settore giocattoli, ma direi è un mondo quasi vario e totale, perché va dagli occhiali alle cose, insomma è un mondo quasi totale della contraffazione, è possibile contraffare tutto e purtroppo questo avviene. E per meglio trasmettere il messaggio, spazio anche al divertimento con improvvisazioni teatrali a tema e con la premiazione degli slogan più creativi ideati dai ragazzi stessi. Io sono dell'idea che comunque, se non ci si può permettere un prodotto di marca che quindi costa molto, è sicuramente meglio comprare una cosa che non è di marca, ma non che sia contraffatto, perché se ritorna lì è un problema, poi per la salute hanno moltissimi effetti negativi il contraffatto.